Ah. Siamo tornati dopo sì, direi che è passata più o meno una settimana. Dall'ultimo live. Ma eccoci qui. Ah no, cazzo, devo buonasera. Sono dimenticato di allora. Aspettiamo che arriva Riccardo e poi voglio provare a vedere una cosa. No, la tier list anime inverno non l'ho ancora fatta perché il buon Andrea nelle ultime settimane è stato molto impegnato. E dovremmo riuscire a farla questa settimana. Progetto di farla domenica, però appunto bisogna vedere se Andrea è dovrebbe essere. In realtà avremmo dovuto farla già ieri, ma poi ha avuto un impegno importante all'ultimo momento e quindi non si è più fatto niente. Però sì, dobbiamo ancora farlo. L'altro. Allora, buonasera Lorenzo. Devo fare il doc talk per le robe di marzo. Cioè, il best animation dove però facciamo marzo e aprile insieme. Perché in questi 2 mesi non è uscito quasi un cazzo, in realtà qui può fare un'unica live. Quindi vabbè. Buonasera, signor direttore Galattico. Dai, Riccardo. Buonasera, Francesco. Dai. Non riesco mai a trovare una posizione effettivamente comoda su questa sedia di merda. Posso flexare il badge del founder? Sì, puoi farlo. Eccolo qui. Ciao gente, Buonasera. è un piacere rivedervi. Era finalmente che sei arrivato. Torno subito, ragazzi. Prego, il ritardo deve essere punito. Capito, ragazzi, dovevo sistemare la stanza che è in una condizione pietosa. Allora, che si dice di qua? Ciao Francesco, ciao Lorenzo, ciao signore dei Sith, ciao Ale. Bentrovati a tutti, bentrovati a tutti. Che bello. Allora, io voglio cominciare questa introduzione con una frase stereotipo che hanno detto in molti, molti diranno: io questa live non la volevo fare. Perché non sono sicuro di voler vedere come effettivamente finisce questa storia disastrosa di Ruby che stiamo vedendo. Sono molto curioso di vedere. Dovresti usare un cappello vero per il saluto.
Ok. Merda. Ma cosa? No, non si sente più l'audio. Ora? Ora sì. Mi si era spento per sbaglio. Il problema è che non mi entrano le cuffie col cappello. Però sarebbe bellissimo. Aspetta. Lo voglio anch'io un cappello così. Vai. La faccio così la live. Me ne devo prendere anch'io un cappello così. No, no, aspetta, no. Questo no che è bianco. Mi manda a puttane tutta la... Tutta l'illuminazione, lasciamo stare. Dov'è che l'ho... No, quell'altro non mi entra per niente. Vabbè. Sì, ho diversi cappelli lì nell'armadio. E niente, non me li faranno mai mettere perché dicono che sembro vecchio. Non per stereotipo, ma quello è... Ma quanto sei un po' più siciliano. Guarda, guarda, ti assicuro, l'altra coppola che ho è persino peggio. L'ultima volta che ho messo anch'io un cappello come quello, ma hanno dato del mafioso pure a me. Allora, io c'ho sta cosa che... sarà che in quel momento avevo anche un sigaro in bocca, tra le altre cose, quindi forse... forse... Non cacchio, solo per l'introduzione perché sono tra amici. Tranquillo, Lore, tranquillo, vai, divertiti. Poi ci recuperi magari in post. Allora, no, io ho questo meme clamoroso tra i miei amici per cui qualsiasi cappello mi metto sembro un mafioso di una città differente. Cioè, con quello sembro un mafioso siciliano. C'ho l'altro cappello bianco che ho lì, dicevano sembro un mafioso di Marsiglia. L'altro invece, quello più alto, che sembra un mafioso invece di Miami. Qualsiasi cappello mi metto sembra un mafioso. A parte la questione di tempo, ok, 2 anni anziché uno per scrivere, non è una cosa da sottovalutare, ma fino a una certa. Io penso che veramente uno degli sceneggiatori abbia detto, ragazzi, che cazzo stiamo facendo? Sono d'accordo. Vogliamo continuare a portare avanti la serie per inerzia, arrancando, oppure vogliamo metterci seriamente sotto una volta con le buone idee? Sì! Sì, è esattamente così. Ma infatti cosa t'ho scritto anche su YouTube? Stiamo assistendo non solo all'evoluzione di Ruby, Yang, Blake e Weiss come personaggi, ma stiamo assistendo anche all'evoluzione dei loro sceneggiatori che stanno imparando a fare il loro mestiere. Questa è la redemption arc di Miles Luna e Carrie. Sì, esatto. Allora volendo spendo una lancia a favore di Miles e Kenny, che in realtà io ho sempre considerato comunque degli scrittori in realtà molto capaci fin dall'inizio, a cui vi do poco credito, e comunque oltre a Ruby hanno scritto anche altre robe, per dire, hanno scritto Camp, che forse è una delle web serie comiche meglio scritte degli ultimi anni, hanno scritto veramente Miles la trilogia di Chorus di Red vs. Blue, che è la miglior parte dell'intera serie. Quindi anche con Ruby comunque, fin dall'inizio, comunque le idee, le robe, metti quella, il foreshadowing incredibile, che è roba fuori di testa, perché comunque, ragazzi, di che se ne dica, degli scrittori, tu non fai una serie... Soprattutto una web serie, quindi ancora più difficile che con una serie normale fatta da una vera azienda, tra tante virgolette. Dicevo, tu non fai una web serie che diventa così tanto di successo, arrivi a 9 stagioni, 2 film, 3, 4, 6 spin-off, una trasposizione anime giapponese fatta da gente seria come Studio Shaft, fumetti, romanzi, robe, cioè ci deve essere un minimo di bravura di fondo, perché altrimenti non arriva per tutti questi risultati. Poi, Beh, sicuramente,
sicuramente non sei l'ultimo degli stronzi, questo è vero. È vero però che Miles e quell'altro che non mi ricordo come si chiama, Miles e Kerry erano due scrittori senza dubbio professionali di talento, ma ancora inesperti, che appena si sono trovati al di fuori. Ma infatti non è che sto dicendo una cosa, non è che sto criticando troppo loro. Loro hanno fatto il loro lavoro al meglio che potevano fare, e il problema è che quel meglio si doveva confrontare anche con una certa inesperienza del mezzo comunicativo. Infatti con Ruby sto parlando, perché poi Camp è stato un'ottima serie per sotto molti punti di vista. Con Ruby, appena si sono trovati fuori dalla loro comfort zone, che erano le prime tre stagioni, hanno un po' perso il filo. Sì. Poi sicuramente anche il fatto che non ci fosse più Monty Home a dirigere le operazioni non ha sicuramente aiutato, ma hanno un po' perso il filo in quel momento, perché si sono ritrovati con un contesto che è al di fuori della loro comfort zone. Lì si è vista l'inesperienza, però hanno recuperato bene. Sì, sono io e non ricordavo di avere ancora quel vecchio soprannome. Mio Dio. Infatti io rido sempre quando leggo i commenti di certa gente online che spesso scrive: ah, Ruby, perfino io avrei potuto scrivere una roba meglio degli sceneggiatori. No, non è vero. Io penso sempre che quando leggete commenti di questo tipo, io avrei saputo scrivere di meglio. Al 100% ogni volta è sempre un gigantesco no. Non è vero, non avresti scritto un cazzo. Per una semplice ragione fondamentale. Loro sono quelli che hanno creato la serie. Tu sei uno online che scrive su una tastiera. se tu sei migliore di loro, perché non l'hai fatta tu la web serie di successo allora? Cioè, per dire... No, vabbè, io faccio un esempio. Sapete quanto a me, oramai, Naruto non mi piace più. Lo sapete. Anche a me mi viene da dire certe robe in Naruto. Praticamente tutto Naruto Shippuden io l'avrei scritto meglio di come è venuto fuori, ma io posso dirlo con il senno di poi, cioè sottolineiamo questa cosa, sottolineata Kate Kubitali, col senno di poi posso dire io l'avrei scritto meglio, perché se io tengo già tutta la storia completa con inizio e fine, in cui io già spettatore so già doveva parlare tutto quanto, posso scriverlo meglio perché so dove stanno i problemi e quindi li posso modificare. Però io non andrei mai a dire che quindi io sono uno scrittore più bravo di Kishimoto, come certa altra gente fa online, Aoti Requiem. dicevo, perché comunque rimane il fatto che, ok, potrei scriverla meglio, potrei modificarla meglio, ma rimane sempre Kishimoto il miglior scrittore tra lui e me. Perché lui che l'ha creato Naruto, tutto bordello, mica io mica la potevo creare una roba del genere da zero. E questa è la differenza. Io ci sto provando a scrivere una mia roba da zero ed è un bordello. Chissà se un giorno riuscirò mai a far vedere la luce alla mia opera, al mio Dragon Ball, tra virgolette. Chissà, magari un giorno in futuro, con tanta pazienza, tanta pazienza. Ipom, capito che non ti piace Korra, smetti di tirarmi frecciatine. Buonasera Manuel. Ciao Manuel. Allora perché non hai scritto tu la seconda parte di Naruto? Legit. Accettiamo la stoccata, Ale. Accettiamo. Film di Dragon Quest in 3D trovo sia una gran pescionata. Il film di Dragon Quest in 3D è una merda. È un'operazione sbagliata alla base, realizzata con il minor quantitativo di impegno possibile e buttata al macero, buttata agli spettatori come una bistecca ai cani. Sì, proprio un'operazione sbagliata alla base. Passiamo invece a una bella operazione. Sì, ho visto il teaser del nuovo Godzilla per Kong e sono contento che quel MonsterVerse vada avanti, non sia ancora finito. The New Empire mi intriga,
perché nell'ultimo Godzilla vs. Kong c'era appunto introdotta tutta la questione della guerra del mondo di sotto, che c'erano altri Kong, le robe. E infatti, in questo teaser che esce fuori, esce un altro Kong molto incazzoso e seduto su un trono fighissimo. Quindi, Giusto un sì, filo tamarro. giusto un filo tamarro. Cazzo, è il monster best americano, deve essere tamarro. Ma guarda, questa gliela provo. Cioè, questo non è il Transformers della situazione, che cerca anche in qualche modo di essere serio. No, questo dice buttiamola in vacca e in vacca l'hanno buttato. Voglio il Godzilla filosofico e sociologico, c'è cioè quello di Hideaki Anno, come giusto Tuttavia, che sia. no, allora Ipom, sicuramente c'è il team che c'è intorno è quello che poi materialmente fa la serie. Vedi un attimo che, appunto, guarda, mi citi The Legend of Korra, che è già un esempio perfetto della Buonasera, iPhone, situazione. nel frattempo, adesso l'ho visto. È già un esempio perfetto della situazione. Io ti porto un altro esempio che è altrettanto calzante, che è quello di Mamoru Hosoda. Io adoro Mamoru Hosoda, ma come sceneggiatore è un cane. E infatti, dopo che si è, diciamo, svincolato da quella che era la sua sceneggiatrice storica, quella di Summer Wars, della ragazza che saltava nel tempo, di Wolf Children, ha cominciato a fare dei film che arrancano parecchio in fase di, proprio a livello di sceneggiatura. Ma Osoda E mi deve fare il dispiace regista. dirlo. No, Osoda Scusa? deve fare il re... Sì, Osoda sì, deve fare sì, sì. il regista, Osadi appunto. deve fare il regista. Allora, È come lo chiedo ai produttori giapponesi, se mai guarderanno questa live e la capirà. Fategli fare sto musical. Osoda sono anni che vuole portare il musical in Giappone. Fateglielo fa, vi prego. Con Bell c'è andato a tanto così e il film è Ci ha più o venuto. meno provato con Bell. No, No, lui l'ha dichiarato in un'intervista. Osoda lo voleva voglio fare. anch'io. Lo voglio anch'io il musical di Osoda. Osoda voleva Voglio fare un anch'io. musical. Ma effettivamente in Giappone il musical non è un genere che va. Non va in Giappone il musical. E i produttori si sono un po' cagati sotto. Il problema è che appunto Belle doveva essere un musical per il semplice motivo che come film, come scrittura di film, è un colabrodo. È bellissimo Belle, eh? Da vedere è bellissimo, ma è un colabrodo a livello di sceneggiatura. Quello che dici te però, Ipom, è vero, ma voglio fare un attimo un appunto. Perché ci sono alcuni autori. È vero che il team intorno è molto importante da poter contare su un grande team che è intorno è sicuramente importante, ma ci sono alcuni autori che hanno una personalità e una capacità di raccontare talmente alta, talmente tanto completa, che la loro presenza banalmente rende tutto il team intorno un molto più competente, molto più indirizzato. Senza citare il solito Tartakovsky, prendi un Tarantino. Prendi uno Scorsese, nel bene e nel male. Gente che effettivamente da autore ti fa delle cose molto complete e ha una preparazione a livello di scrittura e di messa in scena che sono molto più alte del normale. Konietzko e Di Martino ai tempi non erano esattamente degli autori affermati. Avatar gli è capitato un po' per caso. Ah, il successo di Avatar gli è capitato un po' per caso, no? Infatti non hanno saputo replicarlo. E a questo proposito sono molto curioso su tutti i progetti futuri di Avatar Studios a partire da Kyoshi. Esatto, Perché vediamo un po', vediamo che cosa esce fuori. Perché adesso loro due sono dei professionisti molto più navigati. Comunque sì, Manuel, anche io voglio la seconda stagione di Shizuoku Reviewers, capolavoro assoluto della vita, e
Ah, quello mi dicevi l'altro, sì, Sì. qualche La tempo miglior fa. commedia erotica giapponese dai tempi di qualsiasi cosa abbia scritto Gonagai. Nice. Non sto scherzando perché, cazzo, con una premessa come quella era facile scadere nel fanservice becero. Invece è tutto geniale, tutto scritto da Dio, tutto ha un senso, tutto è contestualizzato, tutto fa morire da ridere per come hanno gestito le cose. Capolavoro. Devo ancora recuperarmelo. Non credo che il manga sia arrivato in Italia. Credo no, quindi attendo con ansia una seconda stagione. Poi, commento di Manuel. Condivido, sottolineo e sottoscrivo tutto. Sottoscrivo tutto. Tra l'altro stavo Ipom gli è piaciuto talmente tanto quella serie che sta continuando praticamente quotidianamente in pratica a scrivere delle puntate i commenti sulle puntate su Facebook. No, lo sto seguendo Ipom, è un robot, sto ragazzo. Continua a fare a scrivere cose, commenti, ma anche molto puntuali. Annuncio. Questa cosa è molto interessante. È da un po' di tempo che stavo pensando di cercare qualcuno che gestisse i miei account social. Perché non lo faccio quasi mai. E già tanto se utilizzo Telegram quotidianamente. Qualcuno che posta le mie post al posto mio. Perché Vediamo. sono Andiamoci in contatto, Ipomo. Andiamoci in contatto. Un giorno parleremo più seriamente di questa cosa. Propaganda. Pagadoc. Ovviamente lo pago perché lo faccio così gratis. Momento lavoro in nero. Allora, Ipomo, io ti. Ah, io ti pago in visibilità. Che so, c'ho una passione per queste cose. C'ho una Apprezzo, passione. questa C'ho una... l'apprezzo. Ok. Non Avatar di James Cameron, non Avatar la leggenda di Aang. Sì, no, stiamo parlando dell'Avatar bello. E allora, prima di proseguire. Salve, bravo amico di Twitch, io sono sempre Semplicio The Doc, e benvenuto a un nuovo appuntamento con la Creaction, la rubrica in cui io e voi ci guardiamo a qualcosa di bello online. Qui con me è sempre il mio fratello di madre diversa, il buon Riccardo Magnolo, al sito di Spesed.it. Oggi per vedere gli ultimi due episodi del volume 9 di Ru. Prima di proseguire con questa, vi ricordo di supportarmi su tutti i miei altri link social che trovate in questo descrizione, YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, Twitch e YouTube, di nuovo. Cos'altro devo dire? Niente. Oggi Stiamo finisce al qui. finale. Oggi siamo al finale. Sono molto triste di questa cosa. E anche perché chissà ora quanto dovremo aspettare per il prossimo volume. E vabbè, pazienza. Faccio le loro cose con i tempi giusti, senza avere fretta. E vedremo quest'oggi se questo volume si riconfermerà e diventerà ufficialmente uno dei miei preferiti, della serie. Vedremo, vedremo. Io torno subito perché vado un attimo a prendere i link degli episodi da postare a Riccardo. Gentilissimo, perché io sono impedito. Non ti preoccupare, il lavoro in nero non sarà punito. Bravo, bravo il nostro imperatore che capisce il valore delle cose buone. Allora, che ci ha mandato Manuel? Ok. Vediamo. Moon Girl, dove lo vedi? No, no, lo aspetto su Disney Plus. Me la cavo così. Come c'è pure il doppiaggio italiano? Di già?
neanche è uscito in Italia. Geni del marketing. Vabbè. Allora, come c'è Doc? Ah, quando c'è Doc, ok. Vai, ora glielo faccio vedere. Accadono cose qui. Bello. No, comunque lo aspettiamo. Lo aspetterò anche in coso, su Disney Plus, per poi rivederlo anche Moon Girl e Devil Dinosaur, che insomma, gran cosa. L'hai finita, l'ho visto il messaggio prima. L'hai finita. Allora, sì, Francesco, il problema è che di Clone Wars bisognerebbe fare una live apposta, prenderci 2 ore, un tè caldo e andare a diritto, perché è enorme il discorso Clone Wars. È veramente enorme. Miglior pagamento di... e partecipare a qualche live, per il resto mi faccio pagare in abbracci e sostegno morale. Sentiamo un attimo Doc, che sarebbe carino effettivamente. Facciamo se per caso facciamo una tavola rotonda o qualcosa del genere. Guarda un po' la proposta di IPOM. Cosa che è successo? Che mi sono perso? Che ha detto a cosa IPOM piacerebbe tanto partecipare a una delle nostre live. Che a quel punto sarebbe praticamente una tavola rotonda tra amici, in pratica. Si facessero pagare tutti così. Certo, magari tutti così. Il sogno di tutti i vecchi di merda d'Italia. Praticamente. Madonna. Maledetti vecchiasci. Allora. Ok. Intanto metto qui il condividi schermo. Allora, no, diceva Franci che poi vorrebbe dice poi parliamo di Clone Wars. Buonanotte. Buonasera Leonardo. Ciao Leonardo. Quindi hai minimo 5 ore di tempo da perdere? No, Clone Wars, cioè volendo c'entra dentro l'inferno. Che per parlare, cioè, di Clone Wars poi non puoi non finire poi a parlare anche di Rebels, volendo, quindi allora. Te la butto lì. Dici. Ci starebbe uno speciale per l'uscita di Ahsoka. Quando esce Ahsoka? Maggio? A fine maggio, mi pare. Allora, non lo ricordo più. Aspetta un secondo. Che no, è agosto inoltrato. Vabbè, dai, il tempo per fare un software watch dovrebbe essere comunque, ci sta. Guardo, santi Dio, il volume. Allora, un secondo solo, arrivo. Che è successo? No, scusami, stavo guardando un attimo se nel trailer di Ahsoka c'era poi anche la data di uscita, ma non me lo ricordo, perché lì per lì ora così non me lo ricordo. Allora, quello sì, Ahsoka. Metto originali, no, di no, dice da disponibile ad agosto. Quindi c'è ancora un po' di tempo. Magari appunto software watchino di coso di Clone Wars ci potrebbe stare. Io Clone Wars lo rivedo sempre volentieri. La fiera del libro di Bologna. Madonna, che ricordi, quanto mi manca Bologna. Allora, aspetta.
No, Rebels è molto carino. Parte piano e poi ingrana la quarta. Facci bella live per parlare di Clone Wars e Rebels. Può Cioè, fare se ci tranquillamente, sarebbe. ci sono tante Ci cose di sarebbe parlare. un immenso discorso da fare su Star Wars pre e post Disney, perché dobbiamo toccarlo quel post, quella cosa lì, volendo parlare di Star Wars, di Clone Wars e di Rebels. Perché ricordiamo, Clone Wars, tutta Clone Wars praticamente è pre-Disney. Rebels è Disney. Cioè, c'è un abisso tra le due. È proprio le due facce della medaglia proprio. Guarda, ci potremmo fare uno speciale con l'uscita di Ahsoka. Facciamo proprio uno speciale. Andiamo in full Star Wars. E tra l'altro, Carino. ragazzi, qui non si esagera quando la gente vi dice che dentro Clone Wars ci sono alcune delle migliori storie dell'intero franchise in generale. È la serie che ha creato praticamente alcuni dei migliori personaggi dell'intero franchise. Raga, ok, che qui si parla di Ahsoka Kara, ovviamente è uno dei primissimi nomi che mi viene in mente, però raga, Maul. No, no, Maul, cosa? raga. Maul è il protagonista non ufficiale delle ultime della seconda metà di Clone Wars e della seconda metà di Rebels. Cosa non hanno fatto con Allora, Maul? io te la ruolo così. Dave, hai finito di scrivere la quant'era? La quarta stagione? Sì, ho finito, sto cominciando ora la quinta. Ah, va bene, allora noi andiamo. Fai te qui, ci pensi te? Sì! Sì, Vai, a posto, ciao. ci penso io. Darth Maul è ancora vivo. Darth Maul è ancora vivo. È Qualcuno di voi due ha palesemente visto Cocaine andata Orso o così. no? Io no. No, non mi interessa per niente. È palesemente andata così. Tra l'altro, in questi giorni, tra varie notizie, rumors e concetti vari, mi suggerirono dalla regia il rumor di una trasposizione in live action di Darth Raven interpretato da Keanu Reeves. Vabbè, quella è una cosa di cui si parla dagli albori dei tempi. Cioè, Keanu Reeves prego! come Darth Revan è tipo il sogno erotico di tutto il fandom pre e post Disney. E prego ragazzi, Anche perché è cazzo di lui. io ho bisogno di più Keanu Reeves nella mia vita, ragazzi. Tra l'altro, cioè, ragazzi, ho visto John Wick 4. Ho bisogno di più Keanu Reeves nella mia vita. Che poi, tra l'altro, tipo il post dopo, perché l'ho letto questa cosa anche un paio di giorni fa, appunto, Keanu Reeves che faceva da Trevan, è tipo letteralmente il post dopo, di nuovo, rumors. Keanu Reeves che fa Johnny Blaze in un film di Ghost Rider. Va bene! Va D'altra benissimo! parte, Ancora meglio! Keanu Reeves è stato affiancato come eroe dell'internet, è stato affiancato recentemente soltanto da Pedro Pascal. Per il resto rimane lui l'unico e solo eroe dell'internet. Reeves ha fatto anche una bella di fieno nel deserto, non mi nominare quella porco! Il miglior ruolo della vita di Keanu Reeves, la palla di fieno. Possiamo riflettere un attimo sul fatto che esiste un frame in cui ci sono letteralmente Keanu Reeves e SpongeBob insieme. In che epoca viviamo, E ragazzi? quello interessante è Keanu Reeves. E come interessante Keanu Reeves, ovviamente. In che epoca viviamo? Io ripeto, in quel film,
ci sono Keanu Reeves, Snoop Dogg e Danny Trejo in 10 minuti di pellicola e il film fa comunque schifo. Il che è tutto dire. Passiamo a Ruby. Sì, dai. Allora, quindi decimo, non mi ricordo, episodio di Ruby, stagione stagione 9. Apri il link. Ah, sì, giusto. C'era Manuel che ci aveva passato un link che voleva farti vedere. Ah. Aspetta un secondo. È una roba di Dragon Ball. In con i sottotitoli in spagnolo per qualche in portoghese per qualche ragione. Ok, mi devo preoccupare? Certo. Teamwork. Ed ecco cosa sarebbe successo se Dragon Ball fosse ambientato nel mondo reale. Esatto. Ok. Leonardo, non affondare il coltello nella piaga. C'è un'intera un'intera recensione che prova il mio odio per quel film. Avanti, non alteriamo Riccardo, ragazzi. Sì, no, Exodia è stato un colpo di classe, ma più che Exodia, a me è piaciuto un sacco il Devilman di Dragon Ball che il Devilman Freebooter di Dragon Ball, che tecnicamente è uno dei personaggi più OP dell'intera opera, perché può letteralmente shottare qualsiasi personaggio cattivo con una tecnica. Ok, si parte. Allora, volume a mezzo e vediamo un po' dove è finita la protagonista. Ricordiamo nell'ultimo episodio che è suicidata. Yeah! Nel giro di 2 minuti abbiamo perso la protagonista e la villain. Bene. Grande. Fatemi in allegria. Stavolta non c'è il banner. Niente di disclaimer. Quindi niente puntata drammatica, quindi. Beh. Che dire? Ce lo spiegheranno che fine ha fatto Alex? Hanno avuto pietà di noi stavolta. Mai aver paura, mai aver pietà degli spettatori. Si meritano tutto il dolore possibile. Tra l'altro, Doc, col senno di poi, nella sigla, il gatto che cerca di acchiappare Little. Oh, cazzo! Signor Riccardo, lei deve imparare a usare la sua poker face. Sono... Oh. Cioè, solo adesso mi è venuto in mente una cosa. Riccardo, puoi tornare un attimo indietro all'immagine in cui si vede John senza elmo? Sì.
Riccardo, Eh. mi ricordi gentilmente a quale famoso personaggio storico è ispirato John? Oh, Cristo! Ok. Non mi sento molto tranquillo a vederlo in mezzo alle fiamme, eh! Cazzo, ci ho pensato adesso! Merda! Porca puttana, ci ho pensato adesso! Allora, per chi non ha capito la reazione, Jean d'Arc è ispirato a Giovanna d'Arco. E sappiamo tutti che fine fa Giovanna d'Arco. Sappiamo tutti che fine ha fatto Giovanna d'Arco. Merda! Ho paura anch'io adesso. Avrei preferito non accorgermi di questa cosa. Ok. Andiamo avanti, cazzo. Come se non avesse già sofferto abbastanza, Johnny, questo volume. A door opened for Alex at the tree. Before she went back home, the girl had a great many questions to ponder. After all the lessons she'd learned, and the friends she'd made and lost, who would she become? Would she still be the same Alex when she went back home? The leaves of the tree rustled. And on the Era solo la voce della narratrice more question. del volume What are you? Salem 2.0. Maledetti bastardi. Alex, the pleasers, now Ruby. What does this place want? Il Vietnam è brutto, il Vietnam. Chiocchioni. We can figure this out. There's got to be a way to get to the tree. Hello there. You appear upset. Would you be so kind as to tell me how I can help? Perhaps you are hungry? No, that's okay. If I can get you anything else, please don't hesitate to ask. Oddio. That's what I'm here for. Oddio. Si sono digievoluti. What are you? We are the genial gems, and we have arrived here to create. Sono diventate le crystal gems. And create something wonderful and pleasing. Cioè, ogni volta. Ogni volta i precedenti muoiono male e poi quelli nuovi recuperano quello che resta. This is them, isn't it? They're back. It's just like they said. They came back from the tree better. No flood or fire will ever hurt them again. By trying so hard to save them, I stopped them from becoming what they needed to be. I was being selfish because I wanted the rush of rescuing someone, and I got that here. I think you're asking too much of yourself. We've been telling ourselves that failing means we're no good, but I can guarantee even the best huntsmen in history, they've all lost. But they were still incredibly brave and good. Oh, wise. Oh. Maybe that cat was right. Maybe I just needed to accept it. The fuck? It's not a place you go. What
Hanno voltato pagina. Sì, no, era... It's a place you know. Era palesemente andato fuori di melone. Ma tanto fuori di melone. Oh. Erborista. Erborista? Perché è lì? È solo dentro l'albero. Sì. Ruby? Ah. Funziona così l'accensione? We have to get her out. I think I get it. This is how we got here. Or why the tree brought us here. Acceptance. We've done everything we can. Now it's up to Ruby. Whatever happens next, we have to welcome that. But what if she isn't Ruby anymore when she comes back out? Beh. Giustamente. E la Madonna. Cioè, già era figo prima. Ma con le ali, cioè. Non ripeto, il design di quello lì è una roba spaziale. Già bello, è bello. Oh, vicino. Ragazzo sta lì, oh, facciamo scherzi. Ragazzo sta lì. Attenzione. Ciao Marika. Vedi che è sempre più Elden Ring sta cosa. Sì, 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 mai... sì, no, è... Mai, l'abbiamo capito che sei fanfracito, l'abbiamo capito. I wasn't expecting to be here. Are you the tree? Cazzo, l'avevo detto che era lei l'albero. L'avevo detto io che era lei l'albero. Cazzo, l'avevo detto io. Going to happen to me? Am I gonna die? The only thing that can happen to you here is what you want to happen. The choice of what you become and where you end up is yours to make. You don't know what you want, do you? Interessante scelta di parole. What's that? Gatto? Kingdom Hearts! No! Bello, esce Anthem! Godo. Tanterrimo. You made it. I guess your little plan to get out of here isn't working. You've always been the worst of the bunch. So Neo can't go through the door. No. She has no attachments to your world. Nothing to return to. She has failed me. Just like Alex did. Like Alex? The cowardly, wretched girl whose story you've been foolishly following all along. The same girl that I followed too. Because she promised me she would bring me back to Remnant with her. When in truth, she had no intention of taking me. Though after talking to the tree, she had a sudden crisis of conscience. Decided she wanted to fix everything she'd broken in the ever after, including poor Jean. And so Louis went. And at the very last moment, Alex didn't. What did you do to her? What anyone would do with a broken
useless thing. You didn't. You monster! She's still here. Yes! All my work! It's not lost! Deep down, she wants nothing more than to return to Remnant and play hero. I just need to cut her out, and she will take me there! No. Whatever happens to Ruby is up to her. Not you or anyone else. Then I'll put you in the ground. Okay. Comunque ripeto, il doppiaggio del gatto è fighissimo. Do they choose what their next life will be like? Such concern for souls you don't know. Or is it for yourself? There's no way we're letting you get to Ruby! But don't you see? What comes out of that tree might not even be your sister any longer. Piano, Yang. I wanted to be the hero, like the stories that my mom read to me. I just wanted to do the right thing, but every step of the way, it's like there is no right thing. I tried so hard. And I may have just done more harm than good. I don't understand who I need to be. Because who I am right now, she's not cutting it. What if you could be anyone? This whole time, I thought Alex made it back home and lied about everything that happened here. But you were the one who killed. Who lied! You were never a brave knight either. Ah, just more fairy tale nonsense! Scherziamo. No! Il fumo dell'erborista. Sono le foglie. Può darsi. It's not about who did, but who could. Can you feel the woman who might hold it? The weight of who she is. She could be you. You could put any one of them on and leave Ruby Rose behind. It's all so heavy. It's the only thing I can feel anymore. And it never, ever goes away. The feeling of not being enough. And how would you measure enough? Before she went back home, Mom, the girl had a great many questions to ponder. What are you? Allora, aspetta. C'ho tomate. Allora, giustamente, il libro lo ha scritto Lewis. Sì, giustamente. Sì, da una parte ha anche senso. Giustamente, l'ha scritto lui il libro, giustamente.
Allora, ricordi quando io avevo detto, mi è venuta quest'idea, ma non è che il gatto potrebbe essere il djinn della corona? Ma a questo punto, non è che è l'albero il djinn? Guarda, Perché tutto questo guarda. discorso di scelte. La corona della scelta c'è Il gin, allora il gatto che dice, il gatto dice, voglio capire come mai i miei creatori mi hanno lasciato qui. Può darsi che il gatto fosse curioso perché era destinato a portare chi avrebbe recuperato la corona al Remnant. Tra l'altro c'è un grosso problema di fondo in questa cosa della scelta di Ruby di chi vuole essere, perché lei ha sempre voluto essere l'eroina come sua madre. E proprio perché deve, cioè, qui potrebbe decidere di prendere l'arma che era di sua madre, a me non piacerebbe. Perché sarebbe un passo indietro. Anche secondo me. Vediamo, vediamo. Che poi magari l'ascia diventa la Crescent Rose e si riparte. Però una volta la voglio vedere Summer combattere. Quello lo vogliamo vedere tutti. Dai, datemelo un flashbackino. Crow, mi fido di te, dammelo un flashbackino. John è stato colpito in pieno da una palla di fuoco. Questa cosa è Vabbè, cose che preoccupante. capitano a John quotidianamente. No, perché io adesso sto in fissa col discorso di prima, quindi sono più preoccupato del normale adesso. Eppure è caduto dall'albero, tipo. Allora. Tra l'altro, scusami, mi fa ridere una cosa. Il gatto ora ha i poteri di Neo e li sta sfruttando, ma cioè, è interessante vedere come il gatto da solo non avrebbe potuto fare chissà cosa. Il gatto poi, alla fin fine, non è granché sostanza. Ora è forte perché è Neo che è forte. Sì. È interessante, cioè. No, comunque, Comunque, guarda, ragazzi. con i traumi che ha avuto John, Ale, con i traumi che ha avuto John, con tutta la gente che ha visto morire, un po' di incertezza lì per lì ti viene nel colpire qualcuno o qualcosa. Sì, per forza. Tra l'altro sono abbastanza sicuro che abbiano sbagliato il modello di Penny da inserire. Perché dovevano inserire davanti a John dovevano inserire quello coi capelli lunghi. La Penny coi capelli lunghi. Perché l'ho messo la prima penny, non ci ho fatto caso. Se non sbaglio hanno messo quella coi capelli corti delle prime stagioni. Dopo Dopo magari ricontrolliamo, ma sono abbastanza sicuro che fosse la Penny coi capelli corti delle prime stagioni. Allora, Ok, oltre pronto per il gran episodio finale? 26 minuti 26 di durata, minuti. quasi un Dai. episodio vero. Si parte. Vediamo un po' se sceglie quella cazzo di ascia. Spero di no, te l'ho detto. Non sarei contento. Comunque ce la stanno facendo annusare la ship tra Ruby
John e Weiss. Cioè, io l'avevo anticipata diverso tempo fa, ma qua ce la stanno facendo annusare tanto. Sì, ma Little, dov'è Little? È lì dove cazzo sta? Oh, Little. Dopo 9 stagioni di cui 8 lei non ricambiava lui. Sì, esatto. Cioè, è dovuto crescere di 10 anni per farsi calcolare un po'. Vabbè, che adesso ha visto l'uomo, hai visto? Ha visto il fregno che diventerà. How did you get so mature? So mature. No, cazzo, quella parte me la devo salvare da qualche parte, è bellissima. Quindi Alex è morta. Ma sì, ma più che altro, ma quindi Neo rimarrà qui? Bella domanda. Alex heard one more question. What are you? Ciao Summer. Ti vogliamo bene, anche se non ti conosciamo. I love you. Just the way you are. Spero che abbiano sbagliato e dovessero mettere il plurale. Ah, gli ha lasciato la spilla lì. Attenzione. Attenzione. Flashback. You know how Ozpin gets. Mystery after mystery. And when it turns out to be yet another run-of-the-mill patrol, it'll be... I always prefer discretion. I'll be back soon. I know. Cazzo, guarda lì! Sono Sean e Ruby da adulti, cioè minchia! Sì. No, parli... Riven! No, they think it's a typical mission. Summer Rose telling lies. First time for everything. And, what about... You're just going to leave them? You're one to talk. It's... You're better at that life. Better than I was. If I do this right, there's nothing to worry about. Trust me. Let's get it over with, I guess. What was that? Ah, okay. She lied. She left with Raven. Why would she? Who knows why people keep the secrets they do? Ma mi stai dicendo che sono andata a cazzo duro a combattere Salem da sole? Mi stai dicendo questo? Like Alex. Beh. Like your mother. Are you just trying to tell me that it's useless? That I shouldn't even try? Is that the big lesson I'm supposed to learn? Just give up? Become someone else. Is that what I'm telling you? You never were the hero. Alex. You couldn't save me. I... couldn't save a lot of people. Maybe it's time for a change. To be the kind of man you've always wanted to be. Ah!
Le combo gli riescono ancora bene. Taking a page out of the caterpillar's book. The leaves have no effect on me. Maybe not. That's not the case for Neo. Nice. Bello. No! These rats! These feelings! Cioè, mi stai dicendo che la prima persona che John riesce veramente a salvare è Neo? What a twist! Mi rimangio quello che ho detto prima. Cos'è che dicevi prima? Che il gatto da solo... Me lo sono già rimangiato! Me lo sono già rimangiato, non puoi usarlo contro di me. Il gatto mena! Sì, vabbè, grazie al cazzo, si è trasformato in Zero ora. Poi il cazzotto. I love you, just the way you are. This one. What happens if I choose me? Then maybe that girl is enough. India, però e metto la musica Red Like Rose, pezzi di merda, che cazzo ti odio. Oh, no. You're you. How? She knew what she needed to be all along. No. E mo sto gatti. Madonna! Le combo sono ancora belle. Madonna sì. You're broken. You break everything you touch. Like all humans. Weak. Confused. Incomplete. No, you're wrong. She's never been any of those things. That's why we follow her. We're going to Remnant. And you're staying here. No! 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 A little dove cazzo sta? Oh. They have what they have. What a thing, huh? Ah già, Rosito. Ti ricordi che nell'ultimo episodio era uscito un
un messaggio in loving memory so, of wait, insomma vabbè, lo dico dopo. Bravo. Yeah, I know. I'm not real. What about her? She'll find herself one way or another. Ruby? What's wrong? When I was in the tree, I never saw little. Adesso! Thank you. Do you guys think we might have made things even worse in the ever after? Just like Alex did? I'm not sure. I'd like to think that we did at least a little good. Right? Madonna! Do I know you? Oh, E dice voluto anche lui! Please, what are you? I'm... Well, you know, I haven't thought about it yet. You look Dio like... Dio, è bellissimo! What do you think I am? Well, to me, you seem like... A friend, a guide, a protector. Adorable. Any of those sound close? Somewhat. Yeah, somewhat. I'm not any one thing. I'm somewhat of a lot of things. Oddio, bellissimo! Pleasure to meet you somewhat. It will be my honor to serve you. You've already done more for us than you know. You do feel familiar. Like a happy dream I can't remember. I'm so glad we got to meet you. I'm sure you'll help lots of people. But now we have to say goodbye. It will be all right, Huntress. Hey, somewhat? I am at your service. Will you look after Juniper? She means the world to me. I will never leave her side. Quindi Jupiter è solo un coniglio cavallo fighissimo? Doubt. Non è che... Alex, tu dicevi scherzando, c'è le orecchie da coniglio. John rimane così? John rimane così? Non ci credo mai che rimane così. Sarebbe molto divertente però, più che altro per la sorella. Per le sorelle. Per le sorelle, giusto. Perché io non mi ricordo una macchina. Ora sono io. Ora sono io il big bro. No, dicevo, ricordi che nell'ultimo episodio ci stava un memoriale per una persona deceduta? Sono andato a vedere, quella persona era il doppiatore di Torchwick. Oh! Cavolo. Welcome to my workshop. Ruby, is this the tree? Something like that. I've been waiting a long time for you. Oh, well. Che enorme. Sì, è vero. I'm glad you did. Can you answer a question for me?
I need to know if it's true what the cat said, that Lewis went back and Alex. Yes. Only Lewis returned home. Era lei. The girl who fell through the world is the story as he wished it had happened. Are those the brothers? The fuck? Yes. These brothers were the tree's earliest blossoms. And the first. Come scusa? Remarkable beings, very ambitious. The tree did not foresee what they would become. But that is the joy of creating, the not knowing. Mi rimangio quello che ho detto prima. Altro che Jean. Cioè lei è il real deal. È l'entità superiore da per davvero? The brothers remained to help tame it and build the world that was to come out. First, they were given the power to destroy, to clear the wilderness away. Then they were given creativity to imagine what and who could replace the wilderness. The brothers built homes for them and gave them roles to play. If this is what they were supposed to do, how did Remnant come about? Us. The brothers grew curious. They wanted to do more. And so, using the skills and tools they had been given, they began to design their own creations in utmost secrecy. Soon they realized their new creation could do their job for them. Ah. Finding the broken parts of the Ever After. After this success, the brothers designed a second creature to finish what the cat started. It came out brutal and effective. One brother believed they had disrupted the balance, while the other refused to condemn their creations for their mistakes. But balance is not two forces locked in never-ending battle. Balance is an ecosystem, an organism, a living, breathing thing. Thus, balance cannot be restored with force or calculation. True balance finds its own equilibrium. Carino. It only requires love and the patience to see things through to the end. So, how did they get to Remnant? The Ever After could no longer bear the brothers' experiments. And so, the tree built them a special doorway to a crater beyond, where the brothers could try creating worlds of their own. A doorway that would remain open for the brothers' return and any of their creations. And what truly remarkable things they accomplished whenever the brothers' creations have come to the Ever After. The five of you have had a greater impact than you know, just like Alex and Lewis did before you, just like others will after you. Oh. One small kindness in one small moment led to such a marvelous transformation. Much like one act of dishonesty caused an unfortunate change. Alex broke her promise to the cat. A terrible thing to have a broken heart. And there was nobody to send them back to the tree for repair. What will happen to Neo? She will have the chance to return her broken heart and become something new. Such is balance. That's Alex's knife. Wait, how do you have this? When Alex's life ended, she chose to leave a part of herself behind. A wish
to fix what she had broken. Ah. I can't believe it. It's been so... This is what I sounded like. Where will this take us? Però almeno potevano... Dovrei almeno cambiare i capelli, perché quella acconciatura fa proprio schifo. When you are needed most. Spero che uno non ammazzi l'altro per gelosia, che quella cosa ha fatto danni. Birva. Scena post credit? Non credo, della Marvel. Non credo. Però lo sai com'è, Marvel ci ha distrutti tutti quanti, quindi... E manca ancora un sacco di tempo, quindi... Quindi i rubi non sono quelli dei... Quindi i rubi sono quelli dei nostri nemici? Indicando il panorama! Ok, sono quelli dei nostri nemici. Allora. Apprezzo. No, comunque allora, cavolo, non mi aspettavo assolutamente che i due fratelli avessero questa origine. Cioè che arrivasse tutto dal Never After era un po' pretenzioso, diciamo, da pronosticare. Oddio, quanto... Mi dispiace soltanto che abbiano fatto proprio questo spiegone brutto. Vabbè, sì, un po' di esposizione narrativa per spiegare le cose. Allora, questa cosa, Dio, quanto è veramente Kingdom Hearts questa cosa? Perché no, perché scherzando pure in Kingdom Hearts, a un certo punto scopri che in realtà all'origine di tutto c'era un unico mondo, che era il mondo delle fiabe, e che poi si è diviso, andando a creare tutti gli altri mondi, che poi noi andiamo a visitare. E quindi, quanto è Kingdom Hearts questa cosa? Quindi il Never After è letteralmente l'origine, è il primo mondo. Ah, c'è veramente la post credit. No, vabbè, è il trailer. Vabbè, il trailer, trailer del film. Che vedremo venerdì. Che culo. No, allora. Ripensando a questa cosa, no? Io mi immagino la scena, no? Tipo, allora, questo è il motivo per cui nel film non ci hanno messo Al Jordan. Perché se c'era Al Jordan, succedeva il casino. Comunque, Birva! Sì! No, io mi immagino, se c'era Al, io mi immagino tipo Ruby, che sta lì tutta convintissima, serissima, che si mette a spiegare le robe. Ah, i Grimm, creature pericolosissime, senza anima, che uccidono l'umanità. Io mi immagino Al, che avvicina a lei. Bitch, please. Noi abbiamo combattuto con Darkseid. Ma che cazzo vuoi? Cioè, sti cosi sono una passeggiata per noi. Ragazzina, è piacere. Okay. Lascia fare ai pro. Te prego. Beh, che è quello che sarebbe successo se ci fosse stata l'effettiva Justice League lì. Cioè dice, ok,
Ok, bravi, GG, bravissime. Lasciate fare i professionisti. Micchia, c'è la vera Justice League nel mondo di Ruby. Salem, da Moghe, è stata sconfitta. Ah, non puoi essere uccisa, sti cazzi. Superman ti spedisce nel sole con un pugno. Poi vediamo se ti rigeneri. Vabbè. Perché lei ha il tempo dalla sua parte. Quello vabbè. Che io chiamo lo spiegone alla One Piece. Sì, abbastanza. Allora, dice Ipom, farò un pensiero infame, ma come mai l'aspetto grafico è rimasto quasi invariato? Pensavo fossero passati anni dalla prima stagione. Comunque, però le animazioni, per fortuna, non vanno a scatti. Allora, il fatto è che, a dire la verità, ma te l'hai vista la prima stagione di Ruby? Perché l'aspetto grafico non è stato rivoluzionato, ma è stato pulito tanto. Cioè, la prima stagione di Ruby rispetto a questa è inguardabile. E si salvava grazie a delle coreografie molto ben studiate, che rimangono inarrivabili. Poi, vabbè, questo stile è diventato un po' un marchio di fabbrica anche della serie, quindi non credo lo cambieranno. Allora, quindi, carino il fatto che... quindi i due fratelli se ne sono andati via per fare hanno fatto praticamente come il dottor Manhattan, si sono annoiati, sì. Sono andati su Marte a fare robe, è come il dottor Manhattan, porca puttana, cioè, i due fratelli sono praticamente il dottor Manhattan diviso in due, praticamente merda. Allora questo fatto potrebbe essere complicato sotto diversi punti di vista. Quindi, figo sul fatto che quindi letteralmente i loro sostituti a Never After erano il gatto e il Jabberwock, quindi molto figa questa cosa. Cazzo, infatti, cazzo, il Jabberwock la prima volta che è comparso, cioè si vedeva che comunque si muoveva come il dio dell'oscurità, bene o male, che lo ricordava tantissimo. È vero. Tra l'altro hai avuto una bella intuizione quando abbiamo visto quella il ponte. Nella seconda puntata, tipo, ma c'è quel ponte veramente richiamava troppo i due fratelli in qualche modo, proprio a livello estetico. Quindi, in realtà mi dispiace per la fine del gatto. Mi dispiace tanto per il gatto, ma perché alla fine si è un po' riconfermato quello che dissi anche io nell'ultima live. Non era veramente cattivo, ma appunto è anche bello quello che dice Marika, un cuore spezzato può fare tanti danni, ed è triste perché infatti poi dice infatti anche il gatto lo disse, io sono diverso da tutti gli altri abitanti di eternità, quando il suo cuore è stato spezzato lui non poteva tornare all'albero, lui non poteva scendere, non poteva guarire. Non poteva cambiare da questa cosa. Era al di fuori delle leggi del mondo. Eh sì. Quindi è un personaggio abbastanza tragico, il gatto. È vero, c'è un po'... C'è un mezzo richiamo alla scena della morte di Scar. C'è un mezzo richiamo. Mi sono perso la scena, purtroppo, ma il Jabberwocky, come lo hanno reso... che nell'opera originale aveva un aspetto estremamente bizzarro, strano per essere un drago, pure qua lo hanno reso strambo. Allora, lo hanno reso strambo nel senso che si muove tipo a scatti, si muove a scatti e parla per monosillabi praticamente. Però è figo. Fatto meno drago e più bestia scimmiesca, predatore scimmiesco. Con una grossa maschera in faccia e due corna molto grosse. Ma lo trovi facilmente cercandolo su internet. È molto figo come hanno fatto il Jabberwock. Io l'ho trovato figo fin dal primo momento in cui l'abbiamo visto. E continuo a pensare che sia figo. Effettivamente sì. Allora, l'unica cosa che mi dispiace è che è un po' troppo simile ai Grimm. Ci sta. Visto quello che abbiamo scoperto stasera. Cazzo! Però mi sarebbe piaciuto avere che fosse meno Grimm. È un prototipo. È un proto-Grimm, praticamente. Cazzo! Il prototipo di Grimm.
È un proto Grimm praticamente. Cazzo. Uno di... Tutto su pelle queste cose. Allora. Allora vorrei fare due osservazioni da stronzo. Se hai finito, me lo permetti? Faccio due affermazioni da stronzo. Due osservazioni da stronzo. La prima, Alex, bambina mia, di tutto quello che potevi aggiustare con quel pugnale, hai aggiustato l'unica cosa che non era colpa tua. John ha fatto tutto da solo. Lei con John che diventava vecchio non c'entrava niente. È l'unica cosa che non era colpa sua. Beh, gli ha voluto fare un favore, visto che ha tentato di ucciderlo. Quindi... Sì. E questo, seconda osservazione da stronzo. Il fratello della creazione è veramente un incompetente. Perché pensiamoci un attimo. Il dio della distruzione, il fratello della distruzione, crea cose che servono per distruggere. Crea i Grimm e quelli distruggono, non fanno altro. Dalla mattina alla sera non fanno altro. Il dio della creazione crea gli esseri umani che dovrebbero creare e imparano a distruggere. Noto un problema di fondo su sta cosa. Anche il gatto. Ma noi abbiamo capito che dovrebbe riparare i cuori e poi inizia a spezzarli. Il Jabberwock va dritto. Una cosa deve fare, la fa bene. Scusate, l'osservazione è un po' da stupido. Ma invece lo dicono, cioè cazzo, l'altro fratello ha creato come contraltare giustamente il Jabberwock perché serviva un elemento di distruzione per bilanciare le cose, e già trovato a rompere il cazzo. No, il Jabberwock, che schifo il Jabberwock, via! Hai fatto cazzo. Raga, il dio della luce è il vero cattivo della serie. Sì. Perché pensateci, tutti i casini sono successi per colpa sua, picchia. Ma sale da quello che mi resusciti il mio uomo, ma prego, cara, ecco qui, fatta apposta, e arriva quella da rompere il cazzo, cioè, ma fatti i cazzi tuoi, minchia. Prendete un attimo ispirazione da Eternità e fate il vostro lavoro come si deve. C'è una che è arrivata lassù, esaudite il desiderio, non rompete i coglioni. Comunque continuo a fare il pendente, ma la ship tra due ragazze mostrata in questa stagione sembra che sia stata vista dai fan in due modi: o impazziti dalla gioia o dall'altra hanno storto il naso non poco. Cosa dite voi? È un fandom, e in quanto fandom fa schifo. No, Ipom, scusami se lo dico ora, lo dico a battuta, ma cioè, mi hai fatto venire in mente un bellissimo titolo di un video di Breaking Italy che diceva Blizzard annuncia che Trace è omosessuale e la gente ha opinioni in merito. No, allora guarda, il discorso specialmente c'è un problema di fondo c'è un problema di fondo nell'avere un'opinione su questa cosa. Perché Bubble Bean purtroppo è stato un argomento di discussione da anni tra i principali di tutto il fandom, per evitare un discorso troppo lungo perché veramente ci sarebbe di cose da dire, te la faccio semplice. Questa era una coppia in programma fin dall'inizio della serie. Sì, ed era palese che fosse così. Tu troverai su certi social gente che ti continuerà a dire che non è vero, è arrivata per aria perché loro hanno cambiato quello che Monty vuole, tutte cazzate, perché ci sono letteralmente interviste, messaggi, video di Monty Home, creatore della serie, nel 2013, quindi durante il primo volume, che chiaramente dice
una coppia gay nella mia serie. Sì, ce la voglio mettere. Assolutamente. Donne, assolutamente. Tra l'altro, il primo prodotto indipendente realizzato da Monty Hume, che era Aloyd, che era questa sua fan fiction in cui faceva un crossover, sì, tra Halo e Metroid. Sì. Anche lì, nel finale, c'erano le due protagoniste che si mettevano insieme. Quindi Monty Hume, sì, lo ricordo, è uno Yuri. E lui è sempre stato... C'è lo Yuri in e testa. E lo apprezziamo per questo. Esatto. Perché Monty Hume è un uomo di cultura. Quindi è sempre stato un uomo di cultura. Quindi lui ce l'ha sempre avuto fin dall'inizio l'idea di metterci la coppia lesbo. Sempre 2013. Infatti c'erano anche tipo, per esempio, si vedono video di... tipo le interviste, per esempio, c'è Barbara, che è la doppiatrice di Yang, che una volta in un'intervista ha detto che parlava di questo aneddoto con gli altri membri del cast della produzione, che gli chiedeva ai tempi: ma gente, ma se i fan lo chiedono, ma io non posso dire che il mio personaggio è gay? E c'è Miles, lo sceneggiatore, che gli risponde: non ancora. Non ancora. Quindi giustamente doveva essere cucinata un po'. Esatto. Ma allora, il fatto è che il problema è Blake. Diciamo le cose come stanno. Il problema è Blake, che a un certo punto della serie aveva più interessi amorosi che fantasia nel combattimento. Ma veramente, Ruby a un certo punto, Blake diventa la protagonista di un isekai con, sì, praticamente l'harem, almeno tre. Almeno tre nella prima stagione. Ci sono tre personaggi che si vogliono bombare Blake. Cioè, non so se mi spiego. Come dargli torto. Guarda caso chi è che si vogliono bombare tutti? La ragazza gatto. Lo vedi che Monty è un uomo di cultura? Cioè, ce lo vedi, Monty? Il ragazzo ci aveva visto giusto. Comunque, il problema era quello. Era che... all'inizio Blake poteva andare in più direzioni. Allora, fermo. Io non voglio credere che fosse... che non si fossero tenuti un piano B. Secondo me, ti dico come la penso, perché fare serialità animata vuol dire anche sapere un attimo giocare col pubblico. Secondo me... effettivamente volevano andare in quella direzione che poi abbiamo visto, ma probabilmente Sun era il piano B. Sì. Probabilmente Sun era il piano B, era il... Ok, allora, noi vogliamo andare di qua, ma puta caso succede qualcosa, non viene recepita bene, abbiamo il piano B. Secondo me hanno fatto... Allora, mettiamo le basi... che sia così, io non lo so. Secondo me fatto... Ok, ragazzi, mettiamo le basi per queste due strade, vediamo quale prende di più e andiamo di là. Ci sta, fosse stato così sarebbero i miei produttori preferiti di sempre. Cioè, hanno veramente, e hanno per una volta una serie che gioca, ma proprio in maniera ludica, in maniera amichevole, con il suo fandom in maniera creativa. Poi, come dico sempre, il fandom purtroppo un fandom per definizione è un luogo orribile dove quello di Ruby, ragazzi, che hanno... quello di Ruby è uno dei peggiori. È molto tossico, incredibilmente tossico quello di Ruby. La cosa è che i fandom sono appunto posti in cui trovi gente che fa del seguire e dell'immedesimazione in un'opera di fiction la propria ragione di vita. E non può andar bene! Cioè, proprio, di base non può andar bene sta cosa qui. Bumblebee è stato uno di questi punti, era una cosa estremamente divisiva. Sweet Summer Child. Noi ti vogliamo bene. Ti vogliamo bene come se tu fossi normale. Allora. A parte Doc.
No, conferma. Allora, si riconferma, tra l'altro, in questo finale, più o meno, perfetto Riccardo, scippano anche noi due, ottimo. Doveva succedere prima o poi. Doveva succedere prima o poi. E vabbè. Allora, si riconferma più o meno, anche un'altra delle mie teorie che avevo pensato per questo volume 9, la, tra virgolette, morte di Neo e la possibile rinascita di Trivia. Che non voglio ancora scartare. Non credo che questa sarà la fine della sua storia. Secondo me le riccerà fuori. Speriamo. E sarà appunto un personaggio, a differenza di Ruby, sarà un personaggio completamente diverso. E qui si aprono spiragli per tante cose, in realtà. Sono contento di questa cosa. Complessivamente questa stagione è stata un'ottima stagione di transizione, per carità, ma un'ottima transizione, perché comunque abbiamo visto tantissime cose che sono successe ai protagonisti, le abbiamo visti crescere e soprattutto nelle parti finali abbiamo comunque avuto anche importanti informazioni di trama. Avuto un sacco più lore che trama. È più lore. Perché la trama è Salem. Sì, vabbè. La trama è Salem, appunto. Cazzo pure il flashback con Summer. Quello è stato importantissimo. Stagione filler il cazzo proprio. Maledetta Krubi! Fatelo sto cazzo di volume zero! Che lo vogliono tutti, porca puttana. Allora, voglio però dire una cosa. Non voglio demonizzare chi ha pensato che sarebbe stato un filler e basta, perché le premesse perché fosse filler e basta c'erano e si rischiava. Sono stati bravi qui, hanno dosato bene il voler fare una storia più o meno indipendente rispetto alla mainline con il giusto dosaggio, Dio santo, ricca l'italiano, di informazioni. Al netto di questo, ovviamente questa stagione non è indipendente nemmeno per sbaglio, questa stagione però, diciamo, arriva nel momento migliore possibile, perché siamo arrivati da un tracollo verticale praticamente del mood generale della situazione, che è stato il crollo di Atlas. Serviva una pausa. Meglio questo rispetto al aspetta, non pensavamo di uscire dalla Beacon, fammi scrivere qualcos'altro perché siamo nei casini. Del quarto volume. Sono contento. Ma un filler alla Avatar Aang, dove la storia si mette da parte la storia per una crescita personale del protagonista, oppure filler inutile al 100%, si rischiava di avere un filler inutile al 100%, invece abbiamo avuto un filler non alla Aang, ma ci siamo andati vicini. Comunque, adesso in realtà ho solo una preoccupazione, riguardo a John. Ok, ora è tornato giovane, ma io spero che non si sia ringiovanita anche la sua personalità. Spero di no. Io spero che comunque tutta l'esperienza che si è fatta tutti quegli anni lì ci sia ancora lì. Allora, il fatto è che non lo lasceranno cinico, probabilmente. Non lo lasceranno cinico come era in Never After. Sì. Quello sicuramente. Ma soprattutto, per l'amor del cielo, cambiategli quel taglio di capelli, quel casco di banane che c'è in testa, non si può guardare. No, quello è brutto.
Anzi, brutto. Ora che abbiamo finito questa fase, e credo che ora siamo a vacuo. Mi sa che è arrivata l'ora di fare shopping, ragazzi. Si fa un restyling dei personaggi. È tempo di fare un restyling dei personaggi, ragazzi. Ecco, tipo, qua io mi immaginavo invece un restyling di Ruby. Cioè, che tornasse, ma un po' più agghindata a festa. Cioè, proprio power up stile Sailor Moon. Peccato. Allora, capisco, lo accetto, vi odio. Non mi sta bene. Volevo il restyling. Volevo il restyling. Ok. Fine del volume 9. Bello. Immagini. Ma guarda, ma tanto noi un giorno ci faremo il rewatch di tutta la serie dall'inizio, quindi nel sì. caso lo puoi riguardare insieme a noi. Dicevo. Immagini. Se fanno il volume 10. E nel volume 10 fanno vedere praticamente tutto quello che è successo a Vauco mentre loro stavano lì sotto. Me lo aspetto perché non sappiamo quanto tempo sia passato, ma mi aspetto che sia effettivamente passato del tempo da quando sono entrati. Sono curioso di rivedere Ren e Nora, capire come magari saranno proprio loro ad introdurre i nuovi casini in cui si troveranno. Sì, mi aspetto un flashbackone slash spiegone narrativo di cosa è successo mentre loro erano a farsi di droghe con l'erborista. Praticamente, volume 9 in a nutshell. Allora, sono caduto nel tunnel della droga. Allora, erano a farsi di erba pipa. Allora, conclude il volume 9 è diventato uno dei miei volumi preferiti per tantissimi motivi. Sono molto soddisfatto da questo volume, visto che anche alla maggior parte degli spettatori è piaciuto molto questo volume. Quindi una volta tanto abbiamo un volume di Ruby in cui bene o male quasi il totale del fandom lo ha apprezzato, ovviamente non possono mancare i soliti tre o quattro imperterriti devono continuare a fare i loro video di merda su YouTube, qui parlo di già il peggior volume della serie di nuovo e cazzi e mazzi. Sinceramente preferisco quelli che fanno le pulci scena per scena. Cioè, quelli che proprio vanno a cercare il pelo nell'uovo e ti dicono: guarda, sì, ho trovato questo difetto, ma l'ho dovuto proprio andare a cercare. Preferisco quelli. Perché intanto ti fanno vedere il lavoro che c'è nell'analisi, nel breakdown di certi prodotti. Credo che sono pochi quelli che fanno effettivamente così. Allora, posso dire una cosa che ho particolarmente apprezzato di Ruby volume 9? C'è stato quel momento. Mi spiego. Ruby non è mai stata una serie che ha brillato per originalità narrativa. Ha sempre cercato di o seguire dei topos oppure di invertirli. Però in ogni volume c'è sempre stato un momento, un solo momento che ti ha fatto urlare, che ti ha fatto dire wow. E l'ho trovato anche nel volume 9, perché il momento in cui si accendono le luci sui cloni di Neo trasformati è quel momento che ti fa dire wow. Beh. Pronosticabile,
pronosticabile. Infatti per me il momento wow della stagione 9 è tutto l'episodio 8. Yeah. L'intero episodio 8 è quel momento nel volume 9 di Ruby. Se nel volume 5 c'è stato il You Can't del Jean, nel volume 3 c'è stata l'intera Fall of Beacon, nel volume 4 c'è stato probabilmente non c'è stato un granché, però probabilmente lo scontro finale con il con la Nemesi di Ren, posso considerarlo quello, anche se c'è sempre stato quel momento. Nel volume 9 c'è stato quell'intero episodio che è stato quel momento che ti ha veramente fatto piangere da quanto ti prendeva a cazzotti, e sono quanto contento che ci sia stato. Quanto ci manchi, Roman, cheat. L'ho clippata, poi l'ho visto oggi. Cioè, a provarci non ci si riusciva. Tempismo, ragazzi. Quindi, è morto di Ligma. What? È morto di Corvo Random. Non puoi darmi torto. Morto di Corvo Random. E quindi, ragazzi, noi ci vediamo giovedì, dove finalmente vedremo l'Accadesi. Neograzia, dopo mesi a vedere gattini gangster su Twitter. Finalmente vedremo che roba è. E grazie a tutti quelli che hanno seguito la live di oggi. Ci vediamo giovedì. Ricordate sempre che esiste, può essere censito. E vi auguro una buona serata. Ciao, gente.